Se Gengaro avesse sottoscritto il programma con Galasso, oggi non ci sarebbe questo problema. Il fatto che non ha sottoscritto il programma di Galasso significa che non lo ha condiviso, e non solo non lo ha condiviso per un motivo formale, ma non lo ha condiviso per un motivo sostanziale, perché vi è stata quella contrapposizione che tutti abbiamo visto addirittura uno spot in cui Gengaro urla contro Galasso dicendo tutte le cose che è inutile che io ripeta, e è stato seguito perché ha fatto questa opposizione, un'opposizione violenta, un'opposizione vivace, un'opposizione convinta. Ora, mettere da parte questa opposizione e andare a sostenere la realizzazione di un programma che non si condivide mi sembra che sia non solo un accordo di puro potere, ma sia qualcosa che snatura quella immagine che Gengaro ha inteso consegnare a chi lo ha votato in questo primo turno elettorale. Intanto anche l'UDC ha avviato le trattative. Sì, noi abbiamo dei contatti per vedere se rispetto al programma che noi abbiamo tempestivamente depositato vi sono adesioni. Però che io sappia, né Gengaro né Festa ha contestato il nostro programma. Il programma che è stato contestato è quello di Galasso, quindi non è che io voglio a tutti i costi far valere la logica, ma il mio discorso va alla intelligenza degli elettori, dei cittadini, che devono capire, votando per uno schieramento, che cosa succederà, votando per un altro, per quello che io rappresento, qual è il programma che è stato già presentato e che resta quello che non viene modificato. È l'ultima grande iniziativa di Dotolo Mobili. Nel rinnovato showroom a Passo di Mirabella vi aspetta la festa degli sposi con tante belle novità.